evitiamo la gente che scappa a piedi della città. La strada per i laboratori è pericolosa. Attraverso i canali. Oggi siamo sul punto di trovare un modo migliore. Qui, ti offro da bere. Quella piccola, dov'è andata? Lamar, esci da lì! Tutto a posto, dottor Kleiner? Oh, ciao Alex. Beh, quasi tutto bene. Lamar è di nuovo uscita dalla sua gabbia. Se non lo conoscessi bene, direi che è Barney ad averla intrappolata. Oh, cielo! Gordon Freeman, sei davvero tu? L'ho trovato mentre girovagava fuori. Non sempre nei guai, eh? Dobbiamo molto al dottor Freeman, anche se in effetti i guai tendono a seguirlo. Devo dire, Gordon, che arrivi proprio al momento opportuno. Alex ha appena installato l'ultimo componente del nuovo teletrasporto. Non ho nessun merito per la scoperta, dottore. Sciocchezze! Il tuo talento supera la tua bellezza. Ok, vediamo se questa cosa funziona. Beh, è qui? Eccoti. Wow, Gordon, hai scatenato un despair! Non possiamo tenerlo qui per molto. Metterà a repentaglio il nostro lavoro. Non preoccuparti, verrà con me. Va bene, Barney. Questo è un giorno memorabile. Inaugureremo il teletrasporto con una doppia trasmissione. Vuoi dire che funziona? Sul serio stavolta? Perché ho ancora gli incubi per quel gatto. Su, non c'è niente di cui preoccuparsi. Abbiamo fatto molti progressi da allora. Grandi progressi. Che gatto? Doc, non deve stare per strada. Gli puoi anche togliere gli abiti civili. Cosa? Oddio, hai ragione. Quasi dimenticavo. Calma, Barney, Gordon. A te l'onore. Dovrei tornare al lavoro, ma va bene. Ci siamo. Ah! Toglimela di dosso! Lamar, eccoti qui! Pensavo te ne fossi sbarazzato. Neanche per sogno. Non temere, Gordon, non ha più il becco ed è assolutamente innocua. Al massimo può tentare di accoppiarsi con la tua testa. Inutilmente. Allontana quella cosa da me. Qui, bella, salta su. No, non lassù. No, no, attenta, Lamar, quegli oggetti sono fragili. Accidenti, ci vorrà un'altra settimana per convincerla a uscire da lì. Sì, di più se siamo fortunati. Ah, Barney, non ami gli animali? Beh, Gordon, su, indossa la tua tuta. Bene, Gordon, vedo che la tua tuta HEV ti calza come un guanto, o almeno lo si può dire dei guanti. Ho apportato qualche modifica, ma ti spiegherò solo quelle essenziali. Dunque, vediamo. La tuta protettiva Mark 5 è stata ridisegnata per una maggiore comodità e utilità. Oddio! Non abbiamo tempo per questo. Almeno puoi aggiustare quella tuta. Buona idea. C'è un caricatore sul muro. Ho modificato la tua tuta per assorbire energia dai numerosi punti energetici delle forze Combine. Nel frattempo, mettiamoci all'opera. Perché non ti posizioni vicino a quel pannello e aspetti le mie indicazioni? Isaac, sei lì? Sì, Eli, c'è qualche ritardo da parte nostra. Non indovinerai mai chi è arrivato al laboratorio. Non è chi penso che sia, vero? È proprio lui. Intendiamo mandarlo via subito in compagnia della tua adorabile figlia. Sei pronto, papà? Qui tutto pronto. Allora facciamolo. Vediamo, il flusso di campo senza massa dovrebbe autolimitarsi. Ho fissato i parametri a base CY, Hilbert incluso. Le condizioni sono perfette.
Lo hai detto anche l'ultima volta. Ehi, riguarda quel gatto. Inizializzazione in 3, 2, 1. Oh, accidenti! E ora? Ottimo. Gordon azionerà l'interruttore? Gordon, vai avanti. Dottor Freeman, coraggio! Molto bene. La sequenza finale ha inizio ora. Non posso guardare. Ok. Allora, ha funzionato? Verificalo da te. Ehi, Doc! Oh, grazie a Dio! Che sensazione di sollievo! Gran bel lavoro, Easy! Beh, non è tutto merito mio. Il dottor Freeman è stato un degno assistente. Procediamo e facciamo passare Gordon. Perfetto! Ci sentiamo tra pochi minuti. Bel lavoro, Gordon! L'interruttore! La tua formazione scientifica vale ben qualcosa. Ok, Barney, tocca a te. Ehi, grazie. Gordon, appena sei in posizione, ti mandiamo da Eli. Più veloce che puoi. Appena ti sei sistemato nel trasmettitore, incominciamo. Ottimo! Inizializzazione in 3, 2, 1. Bunny, se non ti dispiace. Buona fortuna, Gordon. Sì, certo. Siamo pronti per lanciarti, Gordon. Bon voyage e buona fortuna per le prossime imprese. Sequenza finale. Diavolo! Cos'è questo? Il tuo dannato animaletto rognoso! Lamar, Eddie, attenzione! No! Ecco! È con lui, Lamar! Dimenticatene! Sta arrivando, papà! Judy! Non sono sicuro, sembra esserci un'interferenza. Non muoverti, ti tireremo fuori. Qualcosa lo sta portando via. Che significa? Chi è lei? Come ha fatto a entrare? Ehi, è tornato, lo tirerò fuori di lì. Non puoi passare così nel campo, ti scorticherebbe. Abbiamo perso Gordon, cosa succede? Vorrei saperlo, rilevo un'interferenza inaspettata. Tranquillo, Gordon. Eccolo. Lo stiamo perdendo di nuovo. L'uomo che ho visto, non sono sicuro che fosse Gordon Freeman. Non è passato. E allora, dov'è? Dietro di te. Chiudilo, chiudilo! Gordon, devi uscire di lì, corri! Nasconditi, verrò a cercarti. Ehi, hey Gordon! La cittadella è in allerta, non l'ho mai vista così illuminata. Esci da City 17 più veloce che puoi, Gordon. Percorri i canali, ti porteranno al laboratorio di Eli. È una strada pericolosa, ma c'è un'intera rete di profughi che potrà aiutarti se serve. Verrei con te, ma devo badare al dottor Kleiner. Oh, prima che ti dimentichi, credo tu abbia dimenticato questo a Black Mesa. Buona fortuna là fuori, Gordon. Ne avrai bisogno.